con lo sciame sismico che ha rimesso un po' tutti quanti in allarme, sono un po' diventati tutti esperti di terremoto. Anche il vicino di casa dice la sua. Oggi, per esserci racconta, sentiamo un esperto vero, Gaetano De Luca. Ma chi è Gaetano De Luca? Lo facciamo dire a lui. Sì, ma mi hai fatto ridere perché anche quando ci sono i mondiali di calcio tutti diventano commissari tecnici, che se me ne sono accorta, sì, è vero. Allora, chi è Gaetano De Luca? Ma io sono 20 anni che mi occupo di terremoti, comunque sono un fisico, sono un sismologo, ho cominciato a fare monitoraggio sismico dalla fine del 1991, quindi ho quasi, diciamo, anzi, penso che dovrò festeggiare i 20 anni di attività fra un annetto. E niente, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che da fine luglio è cominciato uno sciame, è iniziato uno sciame sismico piuttosto violento. Violento non mi riferisco alla magnitudo massima, cioè violento mi riferisco alla grande quantità di eventi che stanno avvenendo in una zona non grandissima ma neanche piccola come area, che sta grosso modo Montereale, stiamo parlando di Montereale. Uno sciame sismico che ho detto iniziato a fine luglio e che ha avuto un'impennata incredibile a dopo Ferragosto, fino ad arrivare, se non sbaglio, il 31 agosto ci sono state ben 3 scosse con magnitudo superiore a 3. Attualmente, diciamo fino a qualche, come dire, secondo fa che ho controllato, attualmente la sismicità di quell'area ancora c'è, ci sono terremoti, ce ne sono parecchi, piccoli. E quindi stiamo ancora all'interno di uno sciame. Ora, questo vuol dire tutto, come non vuol dire niente, in quanto non abbiamo più pallida idea di quali potrebbero essere le conseguenze di uno sciame del genere. Ecco, ma per esempio gli abitanti di Assergi hanno notato che anche dopo il tremendo sisma del 6 aprile sono state denominate delle zone rosse che in realtà non sono state mai transennate, cosa che è stata fatta qualche giorno fa, 3 o 4 giorni fa. Quindi cioè, questo che cosa significa? Se nel caso di un sisma di una certa entità nei Monti Reatini, che cosa può Succede? succedere ad Assergi? Allora, in generale, in tempi di pace, un terremoto, come dire, a Montereale, chiaramente a Sergi verrebbe investita violentemente, però comunque le distanze in gioco sono tali, visto che poi a Sergi è anche costruita su roccia, quindi comunque non a parte le parti basse della zona. Non ne dovrebbe risentire molto, diciamo a livello di ingegneria, distanze di questo ordine di grandezza, stiamo parlando di 20-30 km di distanza da questo eventuale epicentro, direi da questo punto di vista di essere abbastanza tranquilli. Probabilmente a livello di sensazione potremmo anche sentirlo meglio il terremoto, perché poi la terra fa un po' da filtro e fa passare delle frequenze che sono molto più vicine alle nostre sensazioni, che sono quelle tipo a 1 Hz, 2 Hz, 2 secondi, quindi queste basse frequenze. Però, ripeto, un evento importante a Montereale direi che è un problema di Montereale, così detto in maniera molto, molto cattiva, cioè nel senso che sarà un problema di quelle zone, non certamente di Assergi, di Filetto oppure della parte a sud dell'Aquila comunque. Che comunque la distanza è importante per un terremoto, cioè le attenuazioni sono importanti. Basta vedere poi anche nel nostro, come dire, in quello che è successo il 6 aprile, basta allontanarsi di, ecco, 20 km dall'Aquila, che ci sta a 20 km dall'Aquila, non so, a sud, lo stesso Monterreale, se vogliamo. Monterreale mi Non è sembra abbia stato avuto un colpito, sesto, anzi all'inizio era un quinto, quindi parlare di un quinto grado di danneggiamento, diciamo quinto, sesto, francamente, vuol dire niente morti, niente crolli, niente, solo danni certamente, Se ma andiamo dietro negli anni, aspetta, tu però hai fatto una domanda un po' diversa sul fatto delle precauzioni che si prendono. sì. Allora, questo è un altro problema, cioè capisco che in caso di allarme, c'è cioè la preoccupazione, uno comincia a mettere, diciamo, ecco, non so, non fa andare i bambini a scuola, si blocca in un centro storico, ok. Sono misure un po' dettate un po' come dire, dalla schizofrenia, perché che senso ha, faccio l'esempio, chiudere un centro storico per 2 giorni, o 3 giorni, o 4 giorni? Che si vuol dire che stiamo prevedendo il terremoto che avverrà entro 4 giorni? E se avviene il quinto giorno?
infatti Cioè, non... è drammatica come cosa. Sì. Cioè, questa non è prevenzione. Questo è, come dire, è un modo un po', come dire, arronzato di cercare di fare prevenzione. La prevenzione vuol dire andare a controllare se, non so, un cantiere lavora in massima sicurezza, se gli operai stanno lavorando in massima sicurezza, se nelle strade di centri storici dove c'è, come dire, dove le persone camminano, c'è il pericolo di piccoli crolli, cornicioni. Allora in quel caso, cioè, non bisognerebbe transennarlo adesso, ma anche da prima. Perché Certo, ci ma sono anche eventi terremoti che possono avvenire anche senza nessun tipo si vuole di... forse recuperare un po' il mancato allarme che c'è stato a Questo non suo lo so, tempo. questo non lo so. Questa è, come dire, una... cioè, mettiti nei panni, cioè magari falla...